ricchi e poveri. Franco, ti consiglio di sostituire il tuo microfono. Me lo tiene per cortesia, grazie, molto gentile. Ciao. Dunque, come state? Bene. Dico, a parte chiamarvi ricchi e poveri, mi sembra che due di voi siano anche genovesi. Per cui, questa cosa di invitarvi nella prima puntata che parla del denaro, eccetera, è anche giusta perché si sa che i genovesi hanno un rapporto affettuoso con il denaro. Sì, diciamo. Sì. Sì, è meglio che non dica niente, sai, per risparmiare fiato. Mi carina. Addirittura. Beh, io per esempio, essendo sardo, sono neutrale, ti posso assicurare che è un luogo comune che i genovesi hanno un rapporto difficile con il denaro, sai? Ah sì, non è vero? No, ce l'hanno con il caffè. Cosa c'entra il caffè? Veloce, Franco. Scusa, perché il caffè a casa noi lo prendiamo senza zucchero per risparmiare. Sì, sì. Quando siamo al bar che ci sono le bustine, lo zucchero è lì che non costa niente, dai, ci diamo giù. Ma la realtà qual è? È che ci piace con un cucchiaino solo, questo è il problema. E che faccia librezza come sono i genovesi? Appunto, io so che state partendo per la Russia per una tournée lunga, importante, spero che siate spesati. Ma è naturale. I ricchi e poveri, al bello della diretta.